Mondo Albino Leffe è un programma offerto da Eurotex. Eurotex, dal 1980, biancheria professionale per hotel e case di riposo. www.eurotexlinen.it. Buonasera amici telespettatori, eccoci con Mondo Albino Leffe, primo marzo, puntata numero 15, e anche questa sera parliamo del campionato di Serie C, girone A. Albino Leffe, parliamo di due risultati praticamente, perché mercoledì scorso si è giocato il turno infrasettimanale in casa con il Fiorenzuola e domenica si è andati al Mocagata di Alessandria pareggiando contro la Juventus Under 23 per 1-1. Ne parleremo con il servizio della redazione, con le due conferenze stampa di Marcolini, quella dopo Fiorenzuola e quella dopo la Juventus, ma questa sera tanto spazio veramente lo dedichiamo al settore giovanile dell'Albino Leffe. Sapete, è già arrivato un risultato importante per quanto riguarda la primavera 3, ma diamo spazio anche alle altre categorie. Per farlo, niente po' di meno, abbiamo il direttore responsabile del settore giovanile Albino Leffe, Marco Malenchini. Ciao, buonasera a tutti. Luca Carminati con me a condurre la trasmissione. Lasciami dire che avremo anche la telefonica, era d'obbligo anche la telefonica con Beppe Biava in questa serata, per fare i complimenti soprattutto alla sua squadra. Andiamo a presentare Marco Malenchini. Ha detto, ne parlavamo prima di entrare in onda, abbiamo detto sei nato qua perché sei ancora molto giovane, già direttore dell'area tecnica di un settore giovanile importante, non qualunque. Sì, diciamo che io sono nato e sono cresciuto e ho avuto la fortuna di crescere in questa società. Ho iniziato 8 stagioni fa come allenatore e subito dopo una stagione, vista la volontà di costruire un'area scouting sul settore giovanile, mi sono occupato di coordinare tutto il lavoro di scouting e cominciare a costruire una rete di osservatori e di scouting per quella che era l'attività di base e l'inizio dell'area agonistica del nostro settore giovanile. Me ne sono occupato fino a quando poi sono diventato direttore del settore giovanile 3 stagioni fa ormai. È stata una crescita esponenziale e una bella soddisfazione, diciamo così. Luca, non so se è curiosità, perché noi parlavamo, abbiamo parlato un po' prima di entrare in onda, perché diciamo forse è facile presentare i giocatori di prima squadra, tutti si conoscono, eccetera, però parlare di un settore giovanile importante come Albino Leffe e di un direttore responsabile comunque così giovane, con tutte le problematiche che ci sono dietro, ci sarebbero tante curiosità, si potrebbe fare una puntata di 2 ore per parlare di settori giovanili. Secondo me il ruolo che ha Malenchini è uno dei ruoli più importanti di una società. Penso che dopo il presidente e il direttore generale ci sia proprio il responsabile del settore giovanile. È una cosa che è un bagaglio che in un futuro suo può, di tutti i suoi colleghi direttori del settore sportivo, può avere tantissime soddisfazioni, ma anche può essere un boomerang, potrebbe avere anche tantissime critiche, visto che è un ruolo molto importante e delicato, dove tutte le squadre investono per poter avere dei tornaconti futuri. Il suo lavoro di scouting, scegliere le persone giuste, avere le persone giuste, crearsi lo suo staff giusto, devi essere bravo, devi avere l'intuito giusto, devi essere anche fortunato, ma a me pare che il lavoro che lui sta facendo in questi anni parlano i risultati, perché dicono sempre che sono le cose concrete che vengono i nodi al pettine. I risultati del settore giovanile dell'Albino Leffe sono fantastici, e a monte c'è anche probabilmente il lavoro di Malenchini, che ha, dato che si è stato messo lì dal presidente, che è un imprenditore, uno dei più grossi imprenditori lombardi, vuol dire che ha avuto un intuito importante e ha avuto ragione. Una domanda che ti voglio fare, Marco, è quella di la soddisfazione che si ha essere responsabile nel settore giovanile e la preoccupazione o i problemi che si hanno a essere responsabile nel settore giovanile, come quello dell'Albino Leffe. Poi ti chiedo anche la differenza fra il dilettantismo e il professionismo. Guarda, la soddisfazione è tanta ed è quotidiana, perché comunque quotidianamente, lavorando con i ragazzi, lavorando con gli staff, lavorando con le persone, avendo attenzione alla crescita sia tecnica che umana dei nostri ragazzi, nel quotidiano le soddisfazioni sono tante, piccole o grandi che siano, legate al campo e legate anche a dinamiche fuori dal campo, quindi ai rapporti umani, alle relazioni che si riescono a instaurare con i collaboratori e con i ragazzi che sono all'interno del nostro settore giovanile.
Non parlerei di preoccupazioni perché il termine preoccupazione probabilmente è esagerato, però ci sono dei doveri, ci sono delle responsabilità, c'è il dovere di avere una programmazione coerente con quelle che sono le idee della nostra società e quelli che sono gli obiettivi che poi il lavoro di tutti deve contribuire a raggiungere, e queste responsabilità qui sono importanti e vanno gestite determinate dinamiche di campo legate alla formazione, vanno gestite determinate dinamiche extra campo con gli staff, con le famiglie, con tutto quello che è il contesto che gravita e che gira intorno a dei ragazzi che possono far parte di un settore giovanile professionistico che genera, vuoi o non vuoi, delle aspettative. Ecco, giustificate o meno, ma le aspettative sono alte. Prima di fare un salto sui risultati della prima squadra e poi tornare invece sui risultati del settore giovanile, infatti chiedo la differenza, se c'è, ma penso ci sia, di gestire un settore giovanile a livello professionistico come questo, Albino F, immagino i pulmini, l'organizzazione, le squadre che sono tante, poi c'è anche il settore giovanile femminile qui Albino F, e invece magari un settore giovanile dilettantistico, magari pur importante, come può essere, non so, Terra Bergamasca, Brusio Porto, Ponte San Pietro, Virtus Bergamo. Penso che a livello di gestione la differenza più grande sia la dimensione, ovvero il venire a contatto con un bacino d'utenza molto più ampio rispetto a quello che potrebbe essere il bacino d'utenza di una società dilettantistica, perché anche nelle società dilettantistiche si va a organizzare un'attività sui campi con la necessità di organizzare delle strutture, organizzare del personale, organizzare una logistica per portare gli atleti a svolgere l'attività, e la dimensione sicuramente nostra è una dimensione molto più grande rispetto a quella che una società dilettantistica magari può essere chiamata a gestire. Detto questo, la differenza più significativa secondo me è sugli obiettivi. In un settore giovanile professionistico l'obiettivo che dà la proprietà e le attività che poi devono essere messe in campo per raggiungere questi obiettivi hanno un'importanza e un'incidenza maggiore rispetto a una realtà dilettantistica. Sono d'accordo, cioè, stavo facendo la ti stavo rispondendo io, ma Malanchini ha concluso il cerchio del suo ragionamento perfetto. Cioè, c'è una differenza enorme. Qua stiamo parlando di fare crescere un settore giovanile dove porti al professionismo dei giovani. Nei settori giovanili dilettantistici, dove ho avuto la fortuna di lavorarci anch'io, vedesi Clusone, vedesi Sarnico, il prospetto è preparare i giocatori da mandare all'Albino Leffe o all'Atalanta o all'Inter. Cioè, sono degli step diversi, Arnaldo, che ti portano a lavorare in una maniera diversa. È vero, la preparazione, l'organizzazione, sotto il punto di vista di organizzazione, hanno qualche similitudine tra il dilettantismo, responsabilità del giovanile dilettantistico, responsabilità del giovanile professionistico. Però il format costruttivo è totalmente diverso. Qua stiamo parlando che Malanchini e il suo staff e i suoi allenatori hanno l'obiettivo di far emergere direttamente dal proprio orto degli ortaggi pronti per la prima squadra. Gli altri preparano da mandare a loro per poi concludere il giocatore per far arrivare in prima squadra. Sono due step diversi, infatti il ragionamento fatto perfettamente e molto chiaro fatto dal direttore lo ritengo consono alla mia idea. Affacciamoci dai un attimino sui risultati di Serie C, Girone A, Lega Pro. Allora, Albino F Fiorenzuola, partiamo da Luca, lo 0-0 contro il Fiorenzuola, poi l'1-1 contro la Juventus Under 23. Si conferma ancora una volta che la squadra... Ho visto Albino F Fiorenzuola, io ho avuto il piacere e la fortuna di essere qua con Tiziano e Sandro Salvione e tutto il resto a vedere questa partita. Mi aspettavo i tre punti, onestamente. Lì ero quasi convinto che avessimo fatto tre punti, invece abbiamo fatto l'ennesimo pareggio. Abbiamo trovato una squadra comunque che non ti ha fatto giocare tanto, però abbiamo mosso la classifica. Infatti poi i risultati positivi, penso che siano da due mesi adesso che l'Albino Leffe sta facendo dei risultati positivi, la classifica è ancora buona
e il pareggio ottenuto con la Juve 23 domenica ad Alessandria è stata tanta roba. È stata tanta roba perché comunque ci ha permesso di superare il Mantova, di stare comunque ancora in un'ottima classifica. Ci vorrebbe veramente la vittorietta per proprio strappare un attimino. Agganciare il Mantova. Una battuta, Marco, è sul fatto che si sta dimostrando che fuori casa non c'è nessun problema. Si va tranquilli a giocare per la prima squadra. In casa manca quella marcettina in più, insomma mancano i tre punti che danno serenità. Manca forse anche la prima vittoria all'Albino F Stadium. Quella manca, non manca la prestazione però, che è la cosa secondo me più importante. Le prestazioni buone ci sono state, probabilmente c'è stata poca concretezza nel finalizzare quello che è il lavoro fatto dalla squadra sotto porta. Può capitare, probabilmente è un momento, ma la prestazione buona dà grande fiducia, penso che l'ambiente debba avere. Una battuta, Luca, sui risultati dell'ultima giornata invece del campionato di Lega Pro. Abbiamo visto la caduta, la prima in campionato, della capolista Sud Tirol. Ne parlavamo mercoledì scorso, sì, ma Sud Tirol si ammazza da sola. Non vuole mai che si ammazzi da sola adesso questa squadra. Vabbè, ha fatto una super partita. Loro hanno perso di misura, tanto per cambiare, perché comunque alla fine non è che è una squadra. No, so, i risultati li conosco tutti. Piacenza sta in un periodo importante, cioè Piacenza, ne parlavo poi con un super tifoso, mio amico avvocato di Piacenza, ha detto che è una squadra tosta, una squadra quadrata, che c'è entusiasmo e sta facendo molto bene. Sul Tirol ha fatto la sua partita, ha subito la sconfitta, però il risultato più giusto, ha detto anche sua, è del pareggio. Per il resto ci sono i risultati che a me sono piaciuti, perché comunque alla fine Pergolettese, ho visto le immagini, c'è tanta roba, ci ha messo ancora in difficoltà la Pergolettese, cioè sai, sono risultati importanti. L'Albino Leffe con questi due punti qua, con questo continuo risultato positivo, si sta mettendo in una posizione ancora bella. C'è bisogno assolutamente di questa vittoria, perché con questi tre punti, che se avessimo fatto col Fiorenzuola, avremmo una bellissima classifica ancora. E speriamo che i tre punti magari possano arrivare domenica prossima. Si va a Seregno, squadra anche lei un po' in difficoltà, sta affrontando un po' le formazioni che arrivano da un po' di sconfitte consecutive. Se guardiamo l'Albino Leffe in giù, siamo un po' tutti in difficoltà, ci sono 13 squadre, quindi no, ma arrivano proprio 3 o 4 o 5 sopra, però sotto la Giana che non è mai morta, la Prosesto che non è mai morta, la Pergolettese che fino a poco tempo fa non era mai morta, Fiorenzuola, cioè se tu guardi Arnaldo, cioè in difficoltà, onestamente dicevano anche noi l'Albino Leffe eravamo un po' esatto. In difficoltà. Però arrivano, non so com'era la Fiorenzuola che è arrivata a sconfitte consecutive, poi ha pareggiato qua e ha vinto a Pergo Crema, il Seregno anche lei arriva da qualche sconfitta consecutiva, ha perso con Verona, dunque è piombato nel terzo ultimo posto, però l'Albino Leffe non deve guardare queste cose, deve fare il suo perché c'è veramente la possibilità, la classifica come dici è ancora buona, la possibilità di fare il salto e non pensare più alla zona dietro, ma a provare a agganciare lì vicino il sogno playoff. Allora, prima andare a sentire Marcolini con la conferenza stampa dopo la Juve, ti chiedo una battuta su Juve Albino Leffe 1-1. Juve Under 23, non ti, a dirti nome, Juve a te, se mi blocchi la digestione. esatto, perché sapendo la tua fede, la fede calcistica, ma sapendo poi la tua. Però è un bellissimo pareggio, un pareggio importante che ha comunque messo in condizione di recuperare una partita messa in salita e muova la classifica, continuiamo questa serie positiva di risultati e speriamo bene, speriamo che la squadra Marcolini ormai abbia trovato la quadra e mi sembra di sì, io poi ho un pallino che poi magari nella seconda parte ti dirò, spero di vedere presto in campo perché i gol fatti a Lecco me li ricordo ancora, quindi... Esatto, abbiamo un po' capito com'è. Servizio veloce, un minutino di servizio dalla redazione sulla partita Juve al Albino Leffe. Arriva ancora un pareggio per la squadra del Albino Leffe che alla Moccagata di Alessandria in patta contro la Juventus Under 23 per 1-1. Il settimo pareggio nelle ultime 10 partite giocate per la squadra di Marcolini. Le altre risultati sono 2 sconfitte e 1 vittoria. Una partita dai due volti, quella nei primi 30 minuti di marca bianconera, dove la Juventus prende mano il gioco, crea qualche pericolo e trova il vantaggio al 17esimo grazie a Compagnon. Non demorde la squadra
Serie A, anzi alza il baricentro e comincia a affacciarsi verso la difesa della Juventus. Nel secondo tempo, al quarto minuto, subito un gol annullato a Giorgione e poco dopo occasione per Manconi che si fa respingere la conclusione da parte di Siano. Passano pochi minuti e al sedicesimo l'Albino F trova il pareggio grazie al gol firmato da Cori. Dopo l'1-1 le due squadre si accontentano del pareggio, portano a casa questo punto che muove la classifica e aspettano magari la vittoria nel prossimo turno. Prossimo turno che praticamente vedrà l'Albino Leffe impegnata ancora in trasferta in quel di Seregno contro una squadra in difficoltà e dunque ci sarà l'occasione per portare a casa il punteggio pieno. Ribadiamo soltanto il finale dal Mocagatta, Juventus 23-1, Albino Leffe 1. Mondo Albino Leffe è un programma offerto da Eurotex. Eurotex, dal 1980, biancheria professionale per hotel e case di riposo. www.eurotexlinen.it. E dopo il servizio andiamo subito a sentire anche le parole di Marcolini dopo il pareggio contro la Juventus. Sui primi 25 minuti, come abbiamo detto, un po' così di marca bianconera, poi è salita in catena l'Albino Leffe. Sentiamo lui come l'ha vista. Un pareggio che mi soddisfa soprattutto per come è venuto. Un'altra prestazione buona da parte nostra. La partita è iniziata abbastanza in equilibrio, poi dopo il gol abbiamo avuto qualche momento di sbandamento. Però poi già alla fine del primo tempo si è vista la squadra che cercava di essere sempre molto aggressiva e ci riusciva, e ha iniziato a prendere un po' più in mano il pallino del gioco, è cercata di essere più propositiva possibile, l'ha anche fatto. E il secondo tempo è stato sulla falsa riga della fine del primo tempo, abbiamo continuato a attuare una pressione alta sul loro giro palla. Di fronte avevamo una squadra che è tecnicamente molto forte, è una di quelle che sicuramente gioca meglio a calcio in questo girone. Nonostante questo gli abbiamo fatto rinviare tante volte la palla, abbiamo cercato di stare alti, insomma abbiamo cercato di imporre un calcio aggressivo, un calcio propositivo quando poi riuscivamo a riconquistare e ribaltare l'azione. Quindi per questo sono soddisfatto. È chiaro che se faccio il riassunto di queste tantissime partite in poche settimane mi rimane un po' rammarico, perché credo di poter affermare con coerenza anche che non abbiamo raccolto quello che meritavamo. Oggi secondo me è stata una bellissima partita giocata a viso aperto da parte di tutte e due le squadre, credo sia stato un pareggio giusto, però venivamo da due pareggi che onestamente ci stavano molto stretti. Però peccato, non guardare indietro non serve a niente, io continuo a essere soddisfatto di quello che mi stanno dando i ragazzi e quindi guardo avanti con fiducia, perché se queste saranno le nostre prestazioni sicuramente riusciremo ancora a toglierci delle belle soddisfazioni. Sì, Sasha è effettivamente rimasto fuori per tanto tempo, ho optato per scelte diverse, per molte gare. Questa settimana gli ho parlato, gli ho detto che l'avrei fatto giocare oggi e lui ha risposto alla grande. A parte il gol, che comunque non è cosa da poco, anzi, per un attaccante cosa determinante, la sua è stata una prestazione ottima dal punto di vista del dinamismo, della corsa, dell'aggressività, della collaborazione con Jacopo. Si sono trovati molto bene e sono molto soddisfatto. Ai ragazzi rimanere fuori non piace mai, sicuramente Sasha ha passato momenti più belli di quelli che stava passando ultimamente, dove per le mie scelte non poteva essere protagonista, oggi ne ha avuto l'opportunità, l'ha presa al volo. Un allenatore non può chiedere di meglio ai propri giocatori, quando vengono chiamati in causa e rispondono così, io sono il primo a esserne felice. E allora ci chiudiamo praticamente con la prima squadra, perché oggi ovviamente vogliamo dedicarlo a questo settore giovanile che se lo merita sicuramente, con la trasferta di Seregno domenica alle 14.30, fuori casa, e questo... Sì, come dicevi tu prima, la partita da sfruttare, in questo momento un po' in difficoltà il Seregno, domenica dobbiamo andare a far battaglia, e come sempre, dato che la BNF comunque battaglia la fa sempre, e provare a portare a casa questa vittoria che servirebbe proprio per darci... ottimo sole in casa Albino Leffe, magari con
vedendo qualche giovane della Primavera 3, tipo Zoma, che a me è un giocatore che spacca le partite e piace tantissimo. Questo è un parere personale. Fa piacere comunque sia tornato anche al gol Cori. Il momento, sì, che sta mancando, esatto, Cori, sono andati al gol giocatori, gli altri giocatori, Cori, Galeandro, eccetera. È vero, vero. Gol importanti per l'Albino Lefe. Allora andiamo a parlare di settore giovanile. Cominciamo con Marco a parlare, vabbè, ovvio, la prima parola si dedica a quella squadra che prima che finisse il campionato ha già portato a casa un successo importante, sia prova in Primavera 2. Sia prova in Primavera 2 ed è un risultato frutto di un lavoro lungo 3 anni di programmazione a cui hanno contribuito tutti, staff, sia della Primavera sia del resto delle categorie del settore giovanile. È una cosa importante per noi perché a livello di formazione ci consente di andare a confrontarci con realtà di serie B e qualche serie A per far crescere ulteriormente i nostri ragazzi. Un campionato praticamente dominato, solo la Feralpi l'ha tenuto acceso fino a due turni fa, ma la differenza adesso è tanta, sono già 10 punti di stacco, miglior attacco, miglior difesa per l'Albino F con solo 9 gol subiti, e ha messo dietro in realtà come la Feralpi, che è importante anche lei negli ultimi alti, Padova, Lecco, Modena, Suttilò, Provercelli, eccetera, eccetera. Il nostro girone era un girone molto impegnativo, al di là dei punti di vantaggio e della vittoria con 2 giornate d'anticipo, il livello medio dei nostri avversari, soprattutto di alta classifica, era molto alto. Noi ci siamo presentati con una rosa giovane perché per tutto il campionato siamo stati l'unica squadra, se non una delle pochissime in Italia, a proporre 3 giocatori 2005 dal primo minuto, quindi 2 anni sotto età rispetto a quella che era la categoria e l'anno di categoria di riferimento. Questo perché crediamo nella filosofia di creare delle difficoltà ai nostri ragazzi per formarli e dargli un percorso di crescita diverso rispetto al giocare pari età e al non trovare difficoltà, perché crediamo che in quel modo lì la crescita si fermi. Io ti chiedo se una curiosità, se c'è stato un periodo dell'anno quando, sì, poco prima di Natale, la prima squadra aveva tanti infortuni e parecchi giocatori della Primavera dare manforte alla prima squadra. Hanno fatto sì che crescessero più velocemente questi ragazzi per poi, quando sono stati in Primavera, fare la netta differenza? Assolutamente sì. Infatti il merito di questo risultato e di questo successo va condiviso sicuramente con la nostra prima squadra, perché comunque giocatori come Zoma, Muzio, Facchetti, poi ci sono stati anche Freri, De Felice, Concas, lo stesso Angeloni, ma anche altri che poi non sono stati convocati, hanno avuto la fortuna di passare un periodo importante aggregati alla nostra prima squadra e quindi di fare un passettino ulteriore nella loro maturazione e nella loro formazione. Quindi una volta poi rientrati nei ranghi della Primavera, la differenza si è notata e l'impatto è stato importante. Prima di sentire Beppe Viava, Luca, questo dominio della Primavera 3, la squadra di Beppe Viava, con le 2 squadre dietro che poi stanno crescendo, e andremo a parlare dei risultati. Bravissimi, sono stati bravissimi, grandissimi, hanno avuto comunque una diretta concorrente fortissima. Io faccio complimenti a Giuseppe e ai suoi ragazzi, allo staff, a tutti i ragazzi, perché comunque hanno, anche nei momenti di difficoltà, che hanno dovuto mandare via dei giocatori, mandare via in prima squadra, mandare via dalla propria squadra di Primavera 3 e dare in aiuto alla squadra, alla prima squadra, che aveva grossi infortuni e assenze. È riuscito a tenere questo cammino così importante per portare a casa questa vittoria meritatissima e per togliersi delle belle soddisfazioni anche per questo settore giovanile. Sentiamolo. Uno degli artefici di questa vittoria del campionato è lui, è il mister, è Beppe Viava, con noi al telefono.
Allora, amici telespettatori, ci troviamo con Beppe Biava, allenatore della Primavera 3 al Binolef. È il giorno, è la settimana di feste queste, Beppe, perché è arrivata la vittoria di un campionato importante, quello della Primavera 3, un campionato dominato praticamente dall'inizio alla fine, insomma. Sì, dai, una settimana di festeggiamenti, era un traguardo che magari all'inizio poteva essere inaspettato, però siamo riusciti a fare un'ottima stagione, grazie ai ragazzi. Aver raggiunto il primo posto nel girone per il secondo anno consecutivo penso che sia una soddisfazione per me, per i ragazzi, ma anche per la società. È sempre una soddisfazione quella di vincere un campionato, un torneo, qualsiasi campionato sia, tu ne hai vinti tanti anche a livello professionistico, però penso che sia un'altra soddisfazione grande quella di aver portato tanti dei tuoi giocatori quest'anno, forse anche per necessità, ma soprattutto per bravura, penso non ci hai in prima squadra. Sì, come dici te, raggiungere traguardi di squadra è sempre positivo, però l'obiettivo del settore giovanile, anche del Binolef, soprattutto del Binolef, è quello di portare su tanti ragazzi in prima squadra, e noi quest'anno abbiamo avuto la fortuna, come società, anche per necessità della prima squadra, di far esordire tanti ragazzi sia in Coppa Italia che in campionato. E questo deve essere motivo d'orgoglio soprattutto per il presidente e per la nostra società che lavora tanto per i giovani. Cosa cambierà tra Primavera 3 e Primavera 2? Entriamo nello specifico con te, che già sicuramente conosci un po' questi campionati. Si è parlato lì, si entrerà a far parte minimo di squadre di Primavera di Serie B, ce ne saranno un po' che di Lega Pro, poi con Napoli e altre squadre che potrebbero far parte di questa Primavera 2. Ma sicuramente cambierà a livello di difficoltà, a livello tecnico, fisico, sarà sicuramente una categoria superiore, quindi ci saranno delle difficoltà, ma questo è più da stimolo anche per noi, per far bene, perché poi quando giochi contro squadre più forti, più attrezzate, puoi migliorare ancora di più, quindi si alza il livello e dobbiamo farci trovare pronti per poter dire la nostra anche in quella categoria. Come hai detto, ci sono squadre di Serie B, di Parma, Brescia, Cremonese, ma anche squadre di Serie A, Udinese, Venezia. Quindi è uno stimolo in più, è una vetrina in più anche per l'Albinolette, per i ragazzi. Beppe, allora, senza dar meriti in più o uno all'altro, perché quando si vince sono tutti che hanno tirato praticamente la carretta, però voglio solo chiederti chi è che ti ha sorpreso di più nell'arco dell'annata, di un giocatore che magari all'inizio dicevi vabbè questo può arrivare fino a lì e invece alla lunga nell'arco dell'annata ti ha sorpreso di più. Sì, no, è difficile fare un nome, perché poi sono tutti ragazzi che da agosto sono partiti con me, già alcuni li conoscevo perché c'erano già l'anno scorso, altri sono saliti dagli anni 17, quindi li ho visti crescere tanto in quest'anno qui, in questi anni, e fare un nome sarebbe un po' riduttivo per gli altri, hanno lavorato da gruppo, penso che la forza di questa squadra, oltre che delle ottime individualità, che poi sono i ragazzi che sono saliti in prima squadra, però la forza di questa squadra è veramente nel gruppo, quindi un gruppo che è molto coeso, che si è aiutato anche nei momenti di difficoltà quando mancavano giocatori importanti, si è dietro la sua, quindi non mi sento di fare nomi perché poi tutti sono stati importanti, chi ha giocato di più e chi ha anche giocato di meno ha dato stimolo agli altri e fa sempre bene. Quindi, nel gruppo sia la base dei risultati che abbiamo ottenuto. Un'ultima battuta, la facciamo sulla prima squadra, dai, facciamoci su questo finale, ormai entriamo nella parte finale del campionato della prima squadra, sembra che il momento grave, critico è passato, la squadra deve trovare forse quelle due vittorie consecutive magari che la lanciano in un'altra prospettiva, però io vedo una squadra un po' in crescita adesso. Sì, è una squadra che nelle ultime partite, da quando ha giocato anche con il Tirol in poi, ha dimostrato solidità, infatti difficilmente va in difficoltà, difficilmente le squadre creano occasioni pericolose quando giocano contro di noi, quindi una squadra più solida, sì, manca forse qualche risultato che magari in casa si potrebbe fare qualche punto in più, però penso che è in crescita, si è visto, e quindi sono molto ottimista perché le ultime partite che hanno fatto dimostrano che è una squadra che può tranquillamente far bene e chiudere un campionato, una zona
tranquilla e centrare magari anche delle quelle posizioni che ti possano permettere di giocare ai playoff. Allora Marco, dietro la primavera 3 però c'è l'altro serbatoio, parliamo dell'under 17 di Massimiliano Maffioletti, all'under 15 di Esposito, senza dimenticare le altre, poi under 14 pro, under 13 pro e il settore giovanile e tutto poi la scuola a calcio. Una battuta sull'under 17 che da qualche settimana, dico, sta pian piano, ha risalito la sua classifica, ha iniziato con qualche problema di giocatori che non c'erano o dati magari la primavera e poi pian piano lì. Più che problemi di giocatori che di assenze, l'Under 17 ha pagato lo scotto di adattarsi ad una categoria che non è la propria, perché la nostra Under 17 è composta all'85% da giocatori 2006 e va a confrontarsi con realtà professionistiche, quindi di livello alto, classe 2005. Quindi l'inizio un po' difficoltoso che hanno avuto è stato causato da questo, cioè dall'adattamento ad una categoria e a degli avversari che a livello fisico e a livello atletico sono, passami il termine, un altro mondo rispetto ai nostri ragazzi di un anno meno. Pian piano adesso con il lavoro, con lo sviluppo fisico, con la crescita si sono adattati a questo tipo di categoria e si stanno togliendo delle belle soddisfazioni. Diciamo che l'obiettivo primario del nostro lavoro non è quello di ottenere un risultato di classifica. L'obiettivo primario è quello di poi ci arriva anche quello. Migliorare i nostri ragazzi, farli crescere e attraverso il loro miglioramento il risultato è una conseguenza. Quindi tutta la nostra attività è orientata al miglioramento dei ragazzi e non al risultato fine a se stesso. Se poi le due cose cominciano ad andare di pari passo è una soddisfazione doppia, è un piacere, perché vincere piace, piace a tutti, fa bene all'ambiente. Di pari passo potrebbe, qui bisogna arrivare praticamente fino all'ultima giornata di campionato, potrebbe regalarci la soddisfazione anche la squadra under 15 di Esposito, sì. Attualmente lì in cima alla classifica, 27-25 il Mantova, 24 la Feralpi, 23 il Padova, combattuta fino alla fine questa. Campionato combattuto e anche in questo caso i ragazzi, al di là dei miglioramenti tecnici, hanno fatto una crescita importante come gruppo, come approccio al campionato, come approccio alle gare, che è poi la componente che fa la differenza in una categoria come quella dei giovanissimi. E piano piano stanno cominciando a inanellare una serie di risultati positivi che speriamo ci portino a grandi soddisfazioni. Per le persone adesso la primavera 3 non... A parte che è ancora una giornata di riposo, poi una giornata di campionato, ma poi cosa succede? C'è lo scudetto forse? Sì, ci sono le finali per l'assegnazione del titolo di categoria Primavera 3, dove andremo ad affrontare le altre due vincenti degli altri due gironi. Una sicuramente sarà la Viterbese, a cui faccio complimenti perché come noi è riuscita a vincere il girone con due giornate d'anticipo. E l'altra invece sarà una tra Monopoli e Palermo, che invece arriveranno a scontrarsi e a combattersi la vittoria del girone fino all'ultima giornata. E dopo ci saranno queste due partite che decreteranno il vincitore dello scudetto Primavera 3. E anche quello sarebbe un obiettivo importante e di grande soddisfazione. Io ringrazio Marco Malenchini. Grazie a voi. Grazie a Luca Carminati. Abbiamo un po' anticipato quello che una sera, prima della fine della stagione, faremo sul settore giovanile Albino Leffe, che è tanta roba, ricordando anche gli anni passati di questa Albino Leffe. Albino Leffe, Mondo Albino Leffe, puntata numero 15, si chiude qui. L'appuntamento è sempre al martedì sera, alle ore 20. Alla settimana prossima. Buona serata. Mondo Albino Leffe è un programma offerto da Eurotex. Eurotex, dal 1980, biancheria professionale per hotel e case di riposo. www.eurotexlinen.it